E adesso Ginobili fa correre gran parte dei 24 secondi a disposizione prima di attaccare sul blocco di Duncan. Chiuso il pick and roll, Duncan si mangia anche questi due punti. Westbrook deraglia cercando la transizione, ancora chiuso Durant, Fischer la finta, poi prende la tripla, la sbaglia, e direi che questo è l'ultimo capitolo di una partita in cui gli Spurs hanno semplicemente dominato la parte decisiva. La parte del quarto quarto è tutto loro, Oklahoma City aveva la partita veramente in tasca, più 9 e altre cose, erano veramente sciupato con troppi individualismi, pochi schemi qui, e San Antonio andrà 1-0 in questa serie. Il pronostico è stato per loro e hanno rispettato questa serie. Questa magra 22 secondi, due libri per Tony Parker. Il primo lo manda a bersaglio Durant, nessun canestro su azione nel quarto periodo. Westbrook appena due punti. Brooks ha puntato su Perkins e il quintetto piccolo senza trarre molto. Oklahoma City non ha mai corso nel quarto periodo, anche perché San Antonio ha sbagliato pochissimo, sia al tiro sia a livello di palle perse, in una serata in cui invece fino a quel momento aveva tirato relativamente male e soprattutto buttato via un'infinità di palloni. Escono Tim Duncan e Manu Ginobili per gli applausi. Mancano 20 secondi qui alla fine. Westbrook si alza dalla lunga distanza. Due canestri di Westbrook, ma la partita quasi finita. Sì, Parker va lì, finisce il fallo. E Parker va a due libri ancora, 14 secondi dalla fine. Stephen Jackson, la sua difesa su Kevin Durant, ma anche e soprattutto la bomba. Nick! Bomba importantissima, è stata la svolta della partita lì. Ma tu hai detto una cosa, cioè ovviamente Durant ha fatto qualche tiro libero, ma questo è quarto quarto. Zero canestri, chi l'ha marcato? Stephen Jackson. Abbiamo detto tutto. Ancora bersaglio dalla lunetta Tony Parker. Duncan saluta la serata con 16 punti, 11 rimbalzi e un paio di assist, mentre Parker sbaglia il secondo libero, mentre per Ginobili i punti sono 26. Harden da 3, ancora bersaglio. 4 ore di ritardo per i Thunder. Mamma mia! Popovic vuole addirittura timeout. Mamma mia! Vuole rimettere la palla bene qui, perché sono 4 punti e 4 secondi. Paio di canestre da 3. All'ultimo istante proprio sembrava la partita in tasca, invece Popovic non dà per scontato nulla. Anche se non è facilissimo farsi rimontare 4 punti, no, non è con possibile. 3 secondi e 9 decimi. Possibile, sì, sbagli la rimessa, quelli tirano da 3, tu fai fallo, però ci vuole dell'impegno. Sì, ci vuole l'impegno, come ha fatto Dominic Wilkins qualche anno fa qui in Italia, nel 98 contro Sasha Danilovic, più 4 fortitudo. Secondi dalla fine, il tempo che stava scadendo, Danilovic tira da 3, segna, fallo di Wilkins, tiro libero dentro il supplementare. Partita per lo scudetto, non ho detto una cosa. Probabilmente la più grande finale mai giocata in Italia. Cioè proprio due Basket City, Fortitudo, Virtus Fortitudo, partite punto a punto, storia fatta la quinta partita, due grandissime squadre. Squadre invece le protagoniste di questa serata che stanno per tornare sul parquet. Sguardo un po' perso nel vuoto di Russell Westbrook. Anche Kevin Durant. Westbrook ha 17 punti, Durant 27. Harden 16 dalla panchina, ma in 16 tiri. E soprattutto Harden neanche un libero tentato. Duncan rimetterà la palla, voleva time out per rimettere la palla qui. Ora, che non sono super chicoso di questo regolamento, né? Sì, perché è un po' una valvola di sfogo, un'ancora di salvataggio nei momenti di grande difficoltà. Duncan in difficoltà, Jackson in lunetta. Stephen Jackson si è liberato, è importante, mentre lui sta facendo i libri.
Ma deve sapere che un mio amico, ragazzo di colore del mio liceo, Art McZeer, che vive a Washington adesso, giocava per Loyola Chicago nel 57-58, l'anno che Kentucky ha vinto l'insieme. Perde la Kentucky di non so, 25 punti. Ritorno a Chicago Stadium, sotto di uno, di Loyola, rimessa, non sanno a chi rimette la palla. Unico libero era Art a distanza quasi metà campo. Lancia un semigancio, tabellata, dentro, più uno, the shot heard round the world. E lui quando giocava con noi sui playground tentava questo tiro, abbiamo detto Art, non far questo tiro. Ehi, ho battuto Kentucky con questo tiro. 2-2, a casa tutti. C'è stata anche la standing ovation per Manu Ginobili, Harden ancora sulla sirena. Alla fine le squadre sono separate da un solo possesso, però lo ripeto, San Antonio ha dominato il quarto periodo in questo finale, ci sono stati pochi dubbi su chi avrebbe portato a casa la partita. Coach, il tuo MVP. Scusami Nick, ma devo pensare, mano, non ci sono storie, ok? 26 punti, 5 rimbalzi e 3 assist per Ginobili, doppia da parte di Timmy Duncan, 18 punti, 6 assist e 8 rimbalzi per Tony Parker, non bastano i 27 di Kevin Durant. Purtroppo non ci arriva la voce di Ginobili, evidentemente. Colpo degli americani! Ecco, quindi. Hai scelto però il tuo MVP. Coach. Grazie. Grazie a te e grazie a voi amici sportivi. Non dimenticate, c'è sempre grande basket qui su Sport Italia 1, Sport Italia 2 e Sport Italia 24. 101-98 il risultato finale. Gli Spurs vincono gara 1 nella finale della Western Conference contro Oklahoma City. Per stanotte è veramente tutto. Grazie per averci fatto compagnia.